Thank you.
Bene, grazie. Spezzo un attimo il concerto perché voglio invitare qui un grandissimo amico e musicista. Troppo tardi, è lui, l'immancabile, grandissimo Paolo Vinaccia. Grazie Paolo. Per la prima volta al mondo, prima esecuzione assoluta di Sine Nomine con percussione. Abbiamo suonato il primo brano che si intitola, dico anche, mi piace stare così in questa posizione, non lo so perché, perché mi piace, plastica questa cosa. Siccome sistemo anche le parti, mi piace, questa prima composizione si intitola proprio Sine Nomine, no, forse è meglio che prendo. Perché se non mi prende lasciato. Volevo dire che questo, con questa serie di composizioni che sono tra il sacro e il profano, comprende questa opera che non riuscivamo a dargli un titolo, e proprio perché non abbiamo trovato un titolo l'abbiamo intitolata Sine Nomine, che voi sapete benissimo che è mezzo rumeno Sine Nomine. Sine Nomine è latino e significa senza nome, senza nome. Esatto, rumeno. Adesso abbiamo fatto questo brano che è lento, che è una litania. Questa è una danza, e ovviamente danza mediterranea. Thank you.
Pezzo difficile, speriamo di farci. Speriamo di farci. È un pezzo difficile. Questo è cambia tonalità spesso. Questo pezzo. Noi parliamo, possiamo, sì, siamo a casa. Guarda, questo è il festival più bello del mondo, vero Paolo? Sì, vero. Sei d'accordo? Thank you.
Si intitolava Canto al Sole, poi l'abbiamo accorciato, si intitola solo Canto adesso, perché ogni tanto cambiamo i titoli dei pezzi, non so per quale motivo, ma ci piace cambiare le cose, anche i pezzi li modifichiamo. Adesso suoneremo, mentre dopo, adesso suoneremo invece un brano che ho voluto dedicare un po' al mondo sacro, della musica sacra, perché il bandoneon è uno strumento che nasce per suonare nella liturgia, nella musica liturgica, nelle chiese. Nasceva nella metà dell'Ottocento in Germania ed è un piccolo armonium, portatile, quindi si accompagnava anche le processioni. Perché veniva agganciata una tracolla e con degli anelli qui si portava e si suonava le processioni in movimento. Poi è arrivato in Argentina e tutti voi conoscete che il bandoneon è diventato il simbolo del tango argentino. Noi non facciamo tango, ma non si sa quello che succederà, non si sa. L'anno prossimo? No, facciamo quello che possiamo fare subito, non aspettiamo mai. Si fa sempre subito quello che si vuole fare. Comunque, questo è un brano sacro e si intitola, io ho voluto intitolare Sanctus, perché è un pezzo che mi ispira moltissimo un po' alla preghiera.
Abbiamo suonato questo brano che si intitola Orizzonte, e l'ho scritto dopo un ritorno di un viaggio in Brasile pensando a Belo Horizonte, che mi è rimasta molto impressa e mi piaceva questa idea di dedicare sia alla città e un po' a questa idea dell'orizzonte. E adesso ritorniamo tutti insieme a fare un altro pezzo di un po' in stile sacro che si intitola Graduale e poi finiamo con l'ultimo brano che si intitola Cum Nomine, perché il primo si intitolava Sin Nomine, senza nome, il finale è con il nome, questo è il nostro Sine Nomine. Grazie a tutti e io voglio ringraziare immensamente Lia, Sergio che mi invitano sempre in questo splendido posto e ritrovo, mi sento sempre di tornare quasi a casa, la stessa cosa, vero? Grazie Paolissimo, Paolo Vinaccia, Giuseppe Amatulli, primo violino, Rita Paglionico, Piero Dattoli, maestro Sergio Mastro, Vertere String Quartet. Io sono Daniele di Bonaventura, grazie mille. Grazie, buonanotte.
Thank you.
Thank you.
visto che la situazione non ci sono camerini, non ci sono quinte, quindi non possiamo uscire, inutile che andiamo giù e poi ritorniamo, risparmiateci la fatica di scendere. E poi col tacco della signora, avete visto che tacco? Il tacco è molto elegante, quindi è molto. Perdiamo un quarto d'ora per uscire e tornare. Non perdiamo tempo, no? Paolo non sa di cosa sta combinando. Abbiamo pensato, visto che questa era un'opera un po' impegnativa, magari così un po' seriosa, abbiamo pensato di fare un piccolo regalo a Lia e a Sergio questa sera. Ma sa, meritano qualsiasi regalo del mondo per organizzare un festival così. Grazie. Io so che gli piace tanto un certo brano e quindi l'abbiamo preparato, però io l'hanno preparato loro, io poi suono con loro, tu mi segui, però prima di fare questo pezzo mi è venuta un'altra idea che faccio con Paolo, un pezzo in duo. Che stai prendendo, Paolo? La frulla? No. Non c'è scritto niente lì. Non è scritto nulla, non c'è. No, era finito qui il concerto. Non c'è scritto, Paolo. Avevi scritto tu, è vuoto, è bianco, quindi lui non sa nulla. Bene, quindi facciamo questi due pezzettini che sono due brani argentini. Thank you.